utilizza un premise di OpenShift ha requisiti esosi. On cloud il problema non si pone. Un'installazione base on-premise di OpenShift prevede 3 control plane, 2 worker, una bootstrap. La bootstrap può essere rimossa a fine lavori. Sono 3. Configurazione, in cui vengono definite le modalità di installazione. Bootstrap node, in cui il nodo che governerà l'installazione viene attivato. Control plane e worker, in cui i nodi effettivi, in base ai ruoli, vengono installati. Semplicissimo, questione di 2 passi, installazione del nodo con configurazione della rete, approvazione dei certificati generati dalla nuova installazione.